Il microfono è partito, secondo me va bene pure lasciarlo qui, dovrebbe ci potremmo sentire ora un pochettino più a sinistra, praticamente. Ok, perfetto, okay. Ci siamo. Ok, 3, 2, 1, verifica della connessione. Allora, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Praxis. Oggi proseguiamo la serie di interviste, diciamo un angolo politico del Praxis. Anzi, vi ricordo sul canale Instagram di riguardare le ultime, quindi quella con Piero Bartolo, quella con Mustillo e quella con Giuseppe Civati. E oggi siamo qui a Ortona, quindi in trasferta, nello stabilimento dell'Hotel Cadia, in compagnia di Alessandro Di Battista. Ciao e ciao a tutti e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Practice. Allora, iniziamo subito. Vorrei partire così una domanda più personale, ma come hai passato il lockdown? Io praticamente tornavo dall'Iran, dove sono stato a lavorare a fare delle inchieste che poi sono usciti dei documentari sia per TV Loft che diciamo la televisione, web television del Fatto Quotidiano, e anche delle inchieste grazie alle quali ho scritto dei reportage appunto per il Fatto Quotidiano. Io tornavo dall'Iran, tra l'altro sapendo insomma che la mia compagna appunto era incinta, ho pensato, arrivando al secondo figlio, qua è una delle ultime possibilità di fare dei viaggi in solitaria un po' avventurosi, per cui sono tornato dall'Iran via terra, senza prendere aerei. Mi trovavo in quel momento, diciamo, al confine con, non lontano, al confine con il Pakistan, a Dargebam, all'ingresso di una regione persiana che si chiama Baluchistan, e da lì presi la strada di casa, per cui arrivai a Teheran, da lì a Tabriz nel nord dell'Iran, poi ho passato la frontiera in Turchia a Van, ho fatto tutta l'Anatolia. Sono arrivato a Istanbul, pure lì ho fatto un po' di ricerche. Ho preso un treno notturno per Sofia, Belgrado, Sarajevo, Mostar, mi sono imbarcato a Spalato, sono arrivato ad Ancona e il giorno dopo essere tornato a Roma dopo questo viaggio molto avventuroso di 12 giorni c'è stato il lockdown. E io insomma con la mia compagna non abbiamo una casa molto grande, è un appartamento normale a Roma, purtroppo senza giardino, per cui lei è incinta. Nostro figlio Andrea, che ha 2 anni, ora ha quasi 3 anni, insomma ha 2 anni e qualche mese. Per cui il lockdown è stato per noi molto molto impegnativo, è stato un momento molto molto duro, ma sono convinto, adesso ci sono tante polemiche rispetto alla pubblicazione di alcuni atti appunto del comitato scientifico, ma io ritengo che sia stata la scelta giusta, e ancora di più considerando i risultati dove sono stati diciamo meno drastici, penso agli Stati Uniti d'America dove tuttora a distanza di mesi poi dallo scoppio dell'epidemia sono in crisi sanitaria, sociale ed economica, per cui io penso che sia stato gestito nel migliore dei modi possibile e meno male che vi è stata questa durezza, perché comunque ritengo che abbia salvato tante vite. Sì, e quindi da qui diciamo hai lanciato da solo la seconda domanda, nel senso il governo e poi di per sé l'Europa. Secondo te come hanno gestito? Nel senso, innanzitutto ovviamente il governo italiano mi sembra di capire appunto sia per quanto riguarda della gestione per l'appunto del lockdown, quindi scegliere di chiudere tutto subito, diciamo, e quindi non chiudere prima la Lombardia e poi le altre regioni, e dal punto di vista ovviamente dell'Unione Europea, se secondo te sia il MES sia il Recovery Fund sono strumenti diciamo adatti per gestire, la crisi. Ti dico questo perché in molti europeisti comunque abbastanza convinti che pensavano a questa crisi in un'opportunità per l'Europa, un'opportunità ovviamente per l'Europa dei popoli, no? Quindi un rilancio dell'Europa politica, quel sogno che viene da molto lontano. Secondo te? Io non sono mai stato un europeista convinto, ho tanto scetticismo e l'ho già detto, io mi fiderò dell'Europa soltanto quando verrà cancellato del tutto il patto di stabilità, cioè una serie di regolette che poi se ci pensate bene sono state teorizzate nei primi anni 90, perché fanno parte poi del trattato di Maastricht, se non sbaglio, del 93,
e poi vennero poi confermate appunto con il primo patto di stabilità e crescita, che se non erro è del 97. Cioè le regole di bilancio alle quali l'Europa impone di sottostare a tutti i paesi membri sono regole sostanzialmente teorizzate nei primi anni 90. Il mondo da quel momento è cambiato. Riflettete soltanto su tutto quello che è successo in Europa dal 93 ad oggi. Parliamo della guerra in ex Jugoslavia, parliamo della guerra in Kosovo, parliamo dei bombardamenti su Belgrado NATO, parliamo di altre guerre per me assurde come la guerra in Iraq, in Afghanistan, successiva al 2001, parliamo della crisi dei subprime, parliamo della guerra in Libia, della crisi dei migranti, ora del coronavirus, cioè il mondo è del tutto cambiato dal 93 ad oggi, eppure il patto di stabilità e crescita ad oggi è soltanto sospeso. E io temo che alcuni paesi europei permettano a determinati altri paesi europei di indebitarsi. Per me indebitarsi in un momento di crisi economica è anche un diritto degli stati. Io non penso che ci sia nulla di male a indebitarsi in determinate diciamo epoche storiche. Il tema è che se poi dovesse tornare, cosa che per me proveranno a fare alcuni paesi, il patto di stabilità con quelle regole, l'Italia si potrebbe trovare in una situazione più complessa rispetto agli altri paesi, forse soltanto la Grecia ha dei fondamentali economici peggiori dell'Italia, in termini poi di regole del patto di stabilità, perché è difficile da spiegare, lo so che è difficile, però l'Italia sotto altri fondamentali per me economici, parliamo del risparmio privato, parliamo di come abbia onorato in questi anni anche il pagamento degli interessi sul debito, si è sempre comportata molto bene, è che i famosi parametri europei, in particolare il rapporto debito-PIL, ci vede svantaggiati in una situazione più complessa rispetto ad altri paesi, ed è lì che poi agisce il patto di stabilità e crescita. Io non mi fiderò mai dell'Europa fino a che non vedrò una vera autonomia politica, anche di politica estera, rispetto a poi le imposizioni di Washington. Sapete che io, appunto, parlando proprio dell'Iran, io sono contrarissimo alle sanzioni all'Iran, contrario alle sanzioni alla Russia, penso che siano sanzioni che indeboliscono, tra l'altro non servono a buttare giù, qualora gli Stati Uniti d'America abbiano questo obiettivo, governi come il governo islamico o diciamo il potere di Putin in Russia, ma tra virgolette addirittura li rafforzano, ma colpiscono soprattutto gli interessi europei, perché l'Europa da sempre ha fatto politiche, affari, scambi commerciali con la Persia e con la Russia, e tutto questo tra l'altro va a vantaggio della Cina stessa, che si sta allargando e sta acquisendo fette di potere economico in Africa, in Medio Oriente, con la Russia stessa, per cui sono cose sciocche. E io non mi fiderò dell'Europa fino a che non vedrò una politica estera autonoma, sovrana, intesa come Unione Europea, e fino a che non vedrò mandato nel dimenticatoio della storia il patto di stabilità. E invece dal punto di vista nazionale, la gestione del coronavirus? Io sono da cittadino, perché poi non faccio parte di questo governo, sono soddisfatto di quella gestione. La sfida si vede da qui in avanti, io sto anche proponendo da libero cittadino come voi che fate radio e fate informazione delle proposte. Io per esempio non credo nelle grandi opere, credo nella necessità di investire bene i denari che arriveranno da Recovery Fund, soprattutto in chiave ambientale e sostegno della classe media, che temo che sarà da ottobre in poi la classe maggiormente colpita dalla crisi economica che arriverà appunto dopo il coronavirus, che sta arrivando dopo il coronavirus. Sono fautore della messa in sicurezza del territorio, ed è per me l'unica grande opera necessaria, si chiama manutenzione. Scusate, io vi faccio un esempio. Io credo anche che il coronavirus spingerà sempre di più un processo di deurbanizzazione delle città, cioè la voglia dei cittadini che magari hanno vissuto meglio il lockdown in provincia rispetto alle grandi città italiane, a vivere maggiormente i centri storici, i borghi, le periferie, quelle che vengono chiamate, non so, entroterra dimenticato. Tra l'altro lo spopolamento dei piccoli centri ha causato un sacco di problematiche in Italia, economiche ma anche sociali, penso anche all'aumento della criminalità in determinati piccoli centri, che va di pari passo appunto con lo spopolamento. Ecco, io penso che il futuro sarà il ripopolamento dei piccoli centri storici, delle periferie, e in virtù di questo, considerando il processo di deurbanizzazione delle città, considerando lo smart working che è per me e sarà un diritto anche dei cittadini, cioè lavorare meglio, in maniera più snella, magari più a contatto con le proprie famiglie, spostandosi di meno, e questo anche va a vantaggio dell'ambiente, ecco, l'unica grande opera che serve appunto sono la manutenzione dell'esistente
e la garanzia di diritti ai pendolari, quindi alla classe media, che non vengono garantiti oggi adeguatamente. Io sapete che sono contrarissimo al TAV o al Ponte sullo Stretto o altre grandi opere, ma sono favorevole alla migliaia di piccole opere che salvano le vite, che creano maggiori posti di lavoro, all'interno dei quali si annida meno il sistema corruttivo italiano, che soprattutto garantiscono maggiori diritti ai pendolari, quindi alla classe media. E secondo me il movimento deve puntare sulla tutela e il sostegno alla classe media, alle piccole e medie imprese. Si paventava rispetto al ponte sullo stretto, non il ponte ma il tunnel. L'ho letto ieri, insomma, io tra l'altro sto costruendo il presidente del Consiglio anche un buon rapporto personale che prima non avevamo perché non ci conoscevamo. Certo. Sapete che io non è un segreto, io non volessi il governo con il Partito Democratico perché lo considero un partito profondamente conservatore, profondamente di establishment, profondamente ipocrita. E ve lo dice uno che l'ha votato. E poi è stato fatto questo governo anche perché Salvini ha fatto delle cazzate mega, mega galattiche. E comunque non, capisco anche coloro che mi dicono non è giusto che ritornare al voto perché Salvini si è innamorato del potere e pensava di diventare presidente del Consiglio. Questa è un'argomentazione che condivido, perché insomma un uomo di Stato, Salvini chiaramente non lo è, perché è un altro, insomma, politico per me del vecchio stampo, piuttosto vecchio e conservatore, viene spesso attaccato a un fascista, per me è uno di sistema. Ho capito, e fermiamoci proprio sull'alleanza PD 5 Stelle, con il senno di poi, quindi arrivati ad oggi, dove diciamo all'epoca pochi scommettevano sull'alleanza in senso sulla durata di questa alleanza, invece diciamo complice anche la leadership di Conte, questa leadership che è stata un crescendo, si è stabilizzata. Quindi la domanda è, con il senno di poi la promuoveresti questa alleanza? Tu dici che si è stabilizzata, però di fatto si è formato il governo e dopo pochi mesi c'è stato il dramma del coronavirus, quindi un'emergenza che ha comunque ricompattato evidentemente un governo rispetto a determinate scelte di emergenze che ritengo il governo ha preso nel modo corretto. Adesso la sfida si vede nei prossimi mesi. Io personalmente, rispetto alla linea sociale ed economica del PD, ho poco da spartire, ma questo non è un segreto. Certo. Quindi la prova del 9 ci sarà dopo l'estate. Perfetto. E andando invece nello specifico del Movimento 5 Stelle, questa gestione ad interim di Crimi, secondo te come sta gestendo questo incarico e soprattutto, visto ovviamente la sua situazione complessa, essenzialmente si sono rimandate quelle che dovevano essere le elezioni del capo politico dei 5S, quindi diciamo, secondo te come la sta gestendo, se soffre la leadership di Conte all'interno del Movimento 5 Stelle? No, e quando, insomma, se sai qualcosa, se ci puoi anticipare qualcosa, quando ci saranno queste elezioni e se ti candiderai? Onestamente non so. Guarda, io vi dico la verità, sì. La Vito è un amico, è chiaramente un capo politico ad interim, un reggente, e fa il massimo che può fare, e è anche una brava persona Vito Crimi. E rispetto a soffrire il carisma e le qualità di Conte, penso proprio no, anzi insomma se Conte gioca bene, io vorrei sempre che giocasse un giocatore bravo nella mia squadra. Per quanto riguarda la mia vita personale, io non ho una particolare attrazione rispetto né al potere, né all'occupazione di determinati spazi di potere, né a determinate poltrone. Io sono sempre stato un libero battitore caratterialmente, mi piace essere libero e non mi piacerebbe mai avere una scorta. Se avessi fatto il ministro l'avrei avuta, e è così, questo fa parte della mia indole. Come fa parte della mia indole occuparmi di politica e provare in questo momento da libero cittadino a fare delle proposte per migliorare il paese in cui vivo, in cui vorrò vivere, speriamo a lungo, in cui vivranno i miei figli. Ora da poco ho avuto un secondo figlio, per cui per me la politica, che è la più alta espressione che possa fare l'essere umano, significa questo, insomma lavorare affinché si possa migliorare la società in cui si vive. In questo momento io non lo faccio con incarichi pubblici, lo faccio da libero cittadino scrivendo, ora sto lavorando
ad un reportage sulla guerra in Afghanistan, una delle tante guerre dimenticate, siamo tuttora in guerra in Afghanistan. Per quanto riguarda la tua domanda, io presenterò insieme ad altri, senz'altro, delle proposte ai prossimi stati generali. E quando io dico che mi interessa più la linea politica che il ruolo che occuperò, è la verità. Io deciderò al prossimo giro di elezioni se candidarmi o meno al Parlamento della Repubblica Italiana, e decideranno poi i cittadini se eleggermi o meno. E per quanto riguarda invece gli anni che ci separano da queste elezioni, da cui per me si voterà a scadenza, non ci sarà nessuna elezione anticipata, sono praticamente sicuro. E per quanto riguarda gli stati generali, mi interessa molto di più che il movimento si doti di una proposta, di una linea politica, di un'agenda politica da qui ai prossimi 10 anni innovativa, soprattutto in virtù del fatto che il mondo dopo il Covid è cambiato, e quindi non si può analizzare e tirare fuori delle proposte sulla base delle necessità di prima, perché abbiamo delle necessità del tutto diverse dal punto di vista ambientale, sociale, sanitario, economico, ma direi anche relazionale, quasi di esistenziale, direi. E per cui per me è importante questo. Se poi dagli stati generali dovesse uscire un documento, un'agenda politica, così come i punti per uscire dal buio del 2013, che mi soddisferanno, farò le mie valutazioni se scendere in campo prima o dopo alle prossime elezioni. Ci tengo anche a dire una cosa, e lo dico anche ai tanti magari iscritti, perché io sto sulle palle a diverse persone, però c'ho anche dei sostenitori all'interno del Movimento 5 Stelle che mi dicono spesso: torna, fai le piazze, vai in giro. Per carità, è stata una grande passione, io l'ho sempre fatto e si capiva che mi impegnavo credendoci. Io però devo anche vivere, non ho uno stipendio pubblico, non mi arrivano soldi ogni mese dal Parlamento della Repubblica, scrivo un articolo e mi viene pagato questo articolo, realizzo un documentario e mi viene pagato questo documentario, insomma io sono un libero cittadino, un privato cittadino, e devo oggi, e ho la responsabilità di una famiglia e di due figlie, per cui non è che posso lavorare gratis. E certo, considerando il fatto che io non penso che la politica sia una professione, ma penso che sia un servizio che viene fatto in un tempo limitato della propria vita a vantaggio della collettività, io mai e poi mai chiederei dei ruoli remunerati, non fa parte del mio carattere, per cui preferisco portare avanti delle battaglie, contribuire alla scrittura di un'agenda politica innovativa, appunto basata sul sostegno da un lato alla classe media, da un lato alle piccole e medie imprese, da un lato al sostegno appunto a pendolari, alla realizzazione di tante piccole infrastrutture utili soprattutto per la gente che lavora, e anche al rafforzamento dello Stato, perché io vengo considerato statalista addirittura, non è così, io penso, io poi concludo ragazzi, io ho restituito, lo faccio come esempio, non per vantarmi perché è una promessa, circa 260.000 euro dello stipendio che mi aspettava per legge, restituendo anche il 100% del TFR, cioè dell'assegno di fine mandato dei parlamentari, e quasi tutto, a parte una parte che voi venite da quelle zone, l'ho donata alla Caritas di Rieti per, diciamo, per sostenere le vittime del terremoto. La maggior parte di questi denari l'ho destinata alle piccole e medie imprese private, io credo fermamente nell'impresa privata, allo stesso tempo credo che sanità, istruzione, trasporti, telecomunicazioni, insomma una serie di diritti più che di merci sulle quali lucrare debbano essere controllate, appartenere al pubblico, allo Stato centrale, perché appunto si tratta non di merci sulle quali lucrare, ma di diritti da garantire alla popolazione. Cioè, per me la sanità deve essere pubblica, io sono cristiano, cattolico, apostolico, romano, ex catechista, ma penso per esempio che la Chiesa Cattolica debba restituire l'IMU non versato, sono contrario al finanziamento pubblico delle scuole paritarie, insomma queste sono le mie idee. Ho capito, e questo che mi dice apre in realtà un'altra due domande, la prima riguarda in realtà la situazione di consenso del Movimento 5 Stelle. Intendo dire, stando all'ultimo sondaggio, abbiamo un movimento all'incirca sul 15,8%. In realtà quello che ci interessa sapere è, visto che tu sei stato visto anche come l'alternativa alla leadership di Di Maio, quindi diciamo quelli che dicevi tu, il torna Di Battista, era anche in funzione di un movimento di ritorno alla piazza, meno istituzionalizzato, un po' più forte anche solo nei toni, e quindi mi soffermavo prima su Crimi proprio per la questione che negli ultimi tempi forse questa voglia di Alessandro Di Battista torna è stata un po' è stata un po' sostituita dal vedrai bene un Conte come leader del Movimento 5 Stelle.
Ma a parte il fatto che io non ho mai pensato che io, è vero che ho fatto degli interventi incendiari, ma io sostanzialmente sono una persona mite e non sono un pazzoide. Ho delle idee, semplicemente ho delle idee. E credo che, e tuttora lo penso, che la lotta politica del prossimo secolo non sarà tra destra e sinistra, ma sarà tra popoli e establishment. E lo vedo, analizzati i flussi di voti a livello mondiale, c'è gente che prima ha votato Obama e poi ha votato Trump. È difficile oggi riconoscersi in certe categorie, quantomeno in maniera tout court, che per me sono anche abbastanza obsolete. Che vi posso dire? Io spesso, come esempio, facevo, questo è un paese molto strano, se ci pensate, l'articolo 18 in questo paese l'ha abolito un partito di sinistra, tra virgolette, non un partito di destra, e quindi insomma è tutto relativo. Io, utilizzando le categorie, diciamo, novecentesche, reputo il Partito Democratico uno dei partiti più di destra che ci sono nel nostro paese, sulle politiche sociali ed economiche. La Bonino, che viene considerata paladina della sinistra, è iperliberista e crede sostanzialmente nella privatizzazione totale dello Stato, e in questo la Bonino va molto più d'accordo con Salvini che con me, perché pensano le stesse identiche cose. Insomma, pensano che lo Stato debba esserci il meno possibile, tranne quando da quattrini alla radio radicale. Non so, non credo che la vostra radio prenda quattrini pubblici, non so perché voi non li dobbiate prendere, radio radicale sì. Insomma, se crediamo nel libero mercato, è libero mercato per tutti, non può essere libero mercato per qualcuno e sovvenzionamento statale per altri. Quindi, Invece, sì, no, scusami che prego. concludo, quindi questo è un pochino il tema. Tu mi hai fatto la domanda di Conte. Io non credo di essere, siamo senz'altro diversi, probabilmente abbiamo fatto studi diversi, io e Conte abbiamo una metodologia anche politica diversa, lui è molto molto istituzionale, come è giusto che sia per un Presidente del Consiglio, sono un po' più descamisato. Però io non penso di essere incompatibile con il presidente Conte, anzi, su alcune, per esempio, quando ho letto lì la sua intervista rispetto ai Benetton, io ho trovato delle enormi similitudini e sono stato onestamente orgoglioso di leggere da parte di un presidente del Consiglio delle parole così nette rispetto ad una famiglia di prenditori di Stato che si è comportata in maniera indecorosa. Ora ci arriviamo ai Benetton. Prima di arrivare ai Benetton, però, la seconda domanda che volevo farti rispetto a quello che ci dicevi prima era, stante ovviamente la politica interna del Movimento 5 Stelle, quindi con la restituzione di parte dei compensi, diciamo percepiti dalla politica, è uscito pochi giorni fa, sulle testate giornalistiche di nomi abbastanza illustri del movimento. Cito ad esempio Paola Taverna, che in realtà erano risultati morosi, in realtà, per l'appunto sul pagamento di questi soldi. Altra cosa che è uscita proprio ieri, se non erro, è stata dei 5 parlamentari che Non l'avevo hanno neanche chiesto. percepito l'indennità di 600 euro dovuta per il coronavirus, e tra essi, insomma, c'era anche un parlamentare di 5 Stelle. Come commenti queste Allora, due questioni? rispetto a Paola Taverni, ho letto una sua smentita e magari si è trattato di un ritardo perché praticamente come funziona? Si fanno le restituzioni non ogni settimana, ma ogni 3 mesi, e magari non lo so, insomma, questo dovete chiedere a lei, però insomma. Con Paola, con la quale per esempio su tante cose non la pensiamo allo stesso modo, io insomma l'ho sempre vista come particolarmente attenta a queste che sono delle caratteristiche basilari del Movimento 5 Stelle, perché il tema della restituzione, a parte il fatto che non è vero quando si dice ah, non è che si cambia il mondo restituendo quattrini, a parte non è vero perché se sommiamo ad oggi tutti i denari restituiti dagli esponenti, dagli eletti del Movimento 5 Stelle a più livelli, arriviamo a un gruzzolo davvero importante che ha fatto del bene. Ma poi il concetto si tratta di una passa il treno, si tratta di una battaglia politica che è quella relativa alla sobrietà della politica. Io non ho mai pensato che la politica si possa fare a costo zero, ma che si possa fare in maniera sobria, sì. E io personalmente penso di aver dimostrato di riuscirci. Io organizzai nel 2016 un grande tour con un motorino che secondo me segnò la fine, tra l'altro. Non voglio fare lo sborone, però fu un'iniziativa che insieme ad altre, perché non la feci da sola, segnò la fine del renzismo in Italia. E
e che feci spendendo circa 350 euro tra benzina, caselli, e fui attaccato anche per questo. E comprai la moto a 7.000 euro e sono riuscito a rivenderla a 10.500, e questi 10.500 tra l'altro li ho tutti dati anche a loro, se non sbaglio, ai terremotati colpiti appunto dal terremoto di Amatrice d'Accumulo. Capito. Vabbè, questo lo volevo soltanto ricordare, perché ogni tanto è anche bene ricordarlo, che insomma viene sempre detto che i politici sono tutti uguali, non è così. Rispetto alla vicenda di questi cinque parlamentari, mi è venuto in mente che una proposta del Movimento 5 Stelle 2013 era il politometro, cioè il politico dovrebbe, io ritengo che sia un dovere e un diritto quindi dei cittadini, trattandosi di pubblici ufficiali che devono portare avanti la politica e le attività con disciplina ed onore, penso che sia un dovere del politico, dato che nessuno costringe qualcuno a candidarsi, dichiarare esattamente quello che ha all'inizio di un mandato, dichiarare quello, come cambiano le proprie ricchezze personali durante il mandato stesso e quello che ha accumulato alla fine del mandato stesso. Chissà che con una proposta, e tra l'altro ci bocciarono quando io ero all'opposizione, se non sbaglio in Senato nel 2014, prima firma Laura Bottici, magari ecco, cambiandolo un po', questa proposta potrebbe farci capire esattamente coloro appunto che hanno fatto la richiesta appunto di questo bonus, e poi il cittadino informato, che conosce esattamente nome e cognome queste persone, si comporterà di conseguenza. E arriviamo quindi alla soluzione, poi in realtà, che è stata data alla questione Benetton. Diciamo che dopo un intervallo, diciamo, dopo un periodo di riflessione per il governo, è arrivata, grazie al Presidente del Consiglio, la soluzione definitiva alla questione Benetton. Ecco, come valuti questa soluzione? Cioè, intendo dire, secondo te è una soluzione che per l'appunto è compatibile con la finalità della revoca per l'appunto Benetton, oppure è una soluzione che cerca in qualche modo di accontentare tutti, quindi essenzialmente di scontentarli tutti? Beh, io, se sono vere le indiscrezioni, non sono state smentite di alcune parole pronunciate in casa Benetton dopo la soluzione, ci hanno trattato come, non lo so, delle cameriere, hanno detto, tra l'altro dimostrando il loro classismo, come se fare il cameriere fosse disdicevole, insomma non l'hanno presa molto bene in casa Benetton. Io posso fare, ragazzi, in questo momento un discorso politico, perché non, certo, ho scritto, certo, l'accordo, e non posso fare un discorso tecnico, anche perché immagino che l'accordo per diciamo la realizzazione appunto dell'accordo stesso dal punto di vista tecnico debba essere poi sottoscritto e costruito nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Io dal punto di vista politico ho esultato per questa ragione, quello che vi dicevo in precedenza, perché secondo l'accordo, quello che è uscito, lo Stato recupererà la gestione del servizio autostradale, perlomeno delle concessioni in mano ai Benetton, e a me questo soddisfa, perché io fui estremamente contrario, ero un ragazzo come voi, appunto, alle privatizzazioni delle concessioni autostradali che vennero fatte, per tornare al tema destra e sinistra, soprattutto durante due governi di sinistra, tra virgolette, governo Prodi, uno se non erro, e governo D'Alema. Tra l'altro D'Alema si macchiò anche per me del bombardamento su Belgrado. E quindi il tema è che, tra l'altro, il direttore del Tesoro era Draghi. Dio ce ne scampi, Draghi, Presidente del Consiglio. E sostanzialmente la sinistra, per sistemare questi famosi conti, entrare in Europa, ha svenduto gioielli di Stato, regalandoli a una famiglia che poi aveva finanziato tutte le forze politiche nazionali, anche la destra, anche la Lega, se non erro, e che si è intascata, penso, 10 miliardi di euro di utili negli ultimi anni. Allora perché questi 10 miliardi di euro non poteva intascarsi il popolo italiano, comunque lo Stato, per reinvestirli sia nell'aumento della sicurezza che nella diminuzione del pedaggio e delle tariffe autostradali? Quindi ad oggi la soluzione dell'entrata di casse, depositi e prestiti, e quindi del recupero del controllo della gestione da parte del pubblico, a me soddisfa politicamente. Vedremo se come sarà poi la scrittura tecnica dell'accordo, perché io sono convinto che i Benetton, che hanno denari sufficienti per pagare funzioni, non sto parlando di corruzione, nel senso, sì, di, certo, assumere grandi avvocati, grandi tecnici, proveranno il più possibile ad uscire in maniera conveniente per loro. Sì, e mi auguro, in questo senso, il Presidente del Consiglio, io sono convinto che la forza di Conte, sì, è questa.
non campa di politica, anzi è una persona che probabilmente da avvocato e basta guadagnava molto di più che da Presidente del Consiglio. Guardate che questo è rilevante, nel senso che penso che sia una persona che voglia uscire pulita dalla sua esperienza come Presidente del Consiglio, e per cui non penso che guardi in faccia nessuno, insomma io non lo conosco bene, mm-hmm. però mi sono fatto quest'idea, pur avendo per esempio delle differenze di vedute, certo, politiche, ma questo è stralegittimo. Io sono una persona molto leale, non la penso su alcune cose come il Presidente del Consiglio, però gli riconosco tante altre cose, tra cui una libertà, una indipendenza politica, perché ripeto, penso che lui voglia tornare prima o poi al suo mestiere, che è un mestiere che ha fatto in maniera molto importante in grandi studi legali, estremamente redditizio per le sue capacità, io non sono contro la ricchezza, mm-hmm. e per cui mi fido che lui, insomma, credo che non si metterà come in posizione subordinata nei confronti di Benetton, come mi auguro neanche nei confronti di Malagò, che è un altro di quei personaggi negativi, e per cui io, insomma, sono contrario ad oggi a quella riforma dello sport che ha fatto il ministro Spadafora, e che ritengo che sia poco decoroso farsi, diciamo, chiedere addirittura dei pareri al presidente del CONI Malagò in questo momento rispetto a una riforma per lo sport, sullo sport. Stando, poi vedremo, sì, sulla questione Benetton, perché stando, mi sembra, l'ultima dichiarazione proprio di Benetton è stato sì, venderemo le nostre azioni, però come diciamo noi, insomma, c'è stata, sembra, quella che è una prova di forza da questo punto di vista di Benetton. E lì spero che appunto il governo sia compatto e il Presidente del Consiglio sia sempre più forte, perché poi, insomma, se non si sta all'interesse pubblico e a... immagino ai termini dell'accordo, evidentemente la parola revoca totale deve tornare di moda. Ok, perfetto. Veniamo al tema caldo in realtà di questo ultimo mese, in realtà, e anche del prossimo. Poi devo andare, ragazzi, okay, che mi aspettano. Cioè il referendum costituzionale. Allora, il Movimento 5 Stelle è stato sempre chiaro sotto questo punto di vista, cioè nel senso si è passati dal risparmio sui costi della politica a... ovviamente al colpire quella che è definita dallo stesso movimento la casta. Posto che a nostro avviso avete dimostrato anche solo con la vostra, diciamo, elezione al Parlamento, che la casta in senso stretto in Italia non c'è, questo risparmio poi quantificato oggi, molti treni, facciamolo passare che è corto, perfetto, stante, diciamo, questo risparmio stimato tra gli 80, chi dice 80 milioni annui, chi dice diciamo 57, su per giù, diciamo, la cifra è quella, non supera i 100 milioni, la domanda è, stante questo risparmio, vale la pena? Avete voi comunque delle perplessità rispetto alla rappresentatività? Alla riforma in genere, essendo, cioè, nel senso, voi tagliare... gramsciani, credete moltissimo nel concetto di rappresentatività. Lo capisco. Ti porto un esempio attinente ai nostri territori. Voi voterete noi no. Veniamo fuori. Secondo me. Io personalmente voto no. Quindi... È la vostra scelta legittima. Quindi non io, che ho fatto il parlamentare, vi dico che, fermo restando che per me il modo principale per diminuire i costi della politica era il dimezzamento per legge degli stipendi dei parlamentari, io non credo che tagliare appunto di un terzo sostanzialmente il numero dei parlamentari in un paese col bicameralismo come l'Italia, che ha tanti parlamentari, non dico che siamo il paese che ha numero di abitanti, numero di parlamentari maggiori, però sicuramente ci sono paesi più popolati dell'Italia che hanno un numero di rappresentanti inferiore, io non penso che sia nulla di così grave per la rappresentatività. Per cui, tra l'altro, praticamente tutte le forze politiche alla fine, in quarta lettura, forse quasi tutte, non so se la Bonino forse ha votato contro, però credo che il 90% dei gruppi parlamentari hanno votato a favore, e adesso il popolo italiano si esprimerà se confermare o meno appunto una scelta del Parlamento. Però non rimarrei, come io non vedo così con enorme preoccupazione la diminuzione di questa rappresentatività rispetto al taglio parlamentare. Allora, forse voi su questo siete più preoccupati di me. Allora, guarda, faccio un passo avanti, cioè cerchiamo un compromesso.
Io dico che legittimamente un governo può fare una riforma del genere, cioè scelgo di tagliare la rappresentatività in quel senso, il rapporto tra numero eletti e numero, diciamo, votanti, però quello che manca, quello che è preoccupante secondo me di questa riforma è tutto il corollario, il contesto, cioè qui si parla di non riforma elettorale, non ridistribuzione quindi dei collegi. Teoricamente poi io non sto né nel governo né in Parlamento, questo per certo. Quello che ho letto come voi andava di pari passo. Non vi nego che io quando si parla di legge elettorale mi vengono le bolle, perché veramente negli è un ultimi paese decenni nostro siamo che stati si cambiano abituati, una legge sì. elettorale, ogni lo so che è una cosa ridicola. Ad ogni modo, poi culturalmente io sono culturalmente un proporzionalista, credo anche voi su questo, non lo so, nel senso che non penso che neanche il maggioritario abbia dato poi così tante garanzie di governabilità, comunque questo culturalmente. Per quello che ho letto, l'accordo che era stato poi siglato all'inizio di questo secondo governo tra il Movimento 5 Stelle e il PD, non l'ho fatto io. Poi in quella fase io ero particolarmente contrario all'alleanza con il Partito Democratico, ve lo ricorderete. Credo che appunto che andasse di pari passo la riforma, diciamo, la votazione in terza o quarta lettura, se non erro, della riforma costituzionale con una legge elettorale, credo di stampo proporzionale, non so poi come. Sì, in realtà cosa. Era uscita la bozza, con sì, una quindi al 5%. Probabilmente una legge elettorale appunto buona potrà togliere anche a voi dei legittimi dubbi rispetto appunto a questa riforma istituzionale. Ciononostante, come tutti i cittadini, voteremo e vedremo quale decisione prenderà il popolo italiano. Insomma, a me quantomeno il referendum mi sembra la più alta espressione democratica appunto che ha a disposizione il popolo per esprimersi. Un flash e poi ti lasciamo andare. Situazione Roma, Raggi, ricandidatura. Un sondaggio di Termometro Politico ha restituito un 66,5%, insomma poco più del 66% che non vuole la ricandidatura della Raggi. Tra i romani? Tra i romani. Quindi significa che il 33% la rivuole? 25. Ma io i sondaggi li commento sempre poco, li ho commentati poco sia quando ci davano altissimi che adesso, insomma, guardo altro. E io ve lo dico, sì, da cittadino romano sono particolarmente soddisfatto dell'amministrazione del Movimento 5 Stelle. Riconosco dei limiti e anche degli errori che ci sono stati, soprattutto il primo anno. Era impossibile non sbagliare una città come Roma, soprattutto il primo anno, ma io non ho mai visto battaglie di legalità come ha fatto Virginia Raggi rispetto anche Ostia, il recupero di spiagge e quindi la messa a disposizione del cittadino di luoghi demaniali che prima erano o abbandonati o in mano alla criminalità. Se penso alle battaglie che ha fatto enormi rispetto al potere di Casa Monica, se penso a una serie di appalti finalmente puliti, se penso ad una vera azione antisistema, ovvero il no alle Olimpiadi del 2024, guardate che le pressioni che ci abbiamo avuto noi tra Palazzo Inari, costruttori che hanno sempre dettato legge a Roma, e il solito Malagò, e Montezemolo, tutta questa gente proprio che sapete che io detesto. Le pressioni sono state grandi e gli abbiamo dato un bel colpo a quel sistema che per me avrebbe sancito la fine della distruzione dei conti pubblici di Roma, già lasciati in maniera veramente indecorosa dalla parte delle amministrazioni Rutelli, Alemanno e lo stesso Veltroni, il quale no, scrive libri, fa l'intellettualoide, io qua, la festa del cinema, si prende il caffè con Russell Crowe, si prende il caffè con, come si chiama l'ex marito, l'ex fidanzato della Canalis, l'attore famoso, George Clooney, tutto così, molto inserito nel jet set, e poi io li ho visti i conti pubblici lasciati nella capitale. Altra cosa, tu studi a Roma, io non ho mai visto in vita mia una quantità di strade rifatte come durante l'amministrazione Raggi. Cioè, per me questi sono, cioè, ha subito dal sistema mediatico degli attacchi talmente vili che nessun'altra sindaca ha mai subito o sindaco ha mai subito in passato. E vi dico una cosa di più, mi attaccheranno, ma lo penso, se Virginia non avesse lonta la lettera scarlatta del Movimento 5 Stelle, è grillina, perché qualcuno, un grillino, per forza essere grillino è sinonimo di, non so, di ignoranza, di incapacità, di disonestà intellettuale, di diciamo carenza di titoli accademici. Non è così, tra l'altro.
se lei fosse stata, no, la classica sindaca di sinistra, eccetera, anche lì il sistema culturale che spesso è stato in mano alla sinistra, lei gli avrebbe dedicato delle fiction. Però invece Virginia Raggi è quella povera derelitta grillina che ha sbagliato tutto, massacrata, la quale descritta addirittura come una messalina da questo sistema di potere che fondamentalmente l'avrebbe invece sollevata e portata sul palmo della mano se Virginia avesse detto sì alle Olimpiadi del Cemento di Malagò, di Montezemolo e di Caltagirone. Ha detto no, e per me questa è la più grande vittoria. Io da romano sono ampiamente soddisfatto sia di aver contribuito alla sua elezione facendo una campagna elettorale aiutandola e sia di averla votata come cittadino romano. Però questa è la mia opinione. Allora, siamo arrivati in chiusura. Io si ricandida? Virginia Raggi? Io, diciamo così, me lo auguro. Ok, perfetto. Siamo arrivati alla chiusura. Io ringrazio Alessandro Di Battista per la disponibilità. No, grazie a voi e buon rientro all'Aquila, perché studiate tutti all'Aquila. Se tu sei di Teramo. Esatto. Io ve l'ho detto, io origini, il mio bisnonno Domenico di Teramo, di Tottea, se non erro. Come si chiama? Fano Adriatico, può darsi, no? Fano Adriano. Ok, chiudiamo, intanto chiudiamo e quindi ci... Vabbè, mica. ci vediamo. Inizia a chiacchierare, devo andare da mio figlio. Sulle prossime interviste di Praxis. Praxis, prima penso di averla pronunciata male. Io vi faccio un grande in bocca al lupo, perché è una bella cosa quella che fate, e seguirò la radio adesso e in bocca al lupo per tutto, e viva la controinformazione sempre. E grazie. Grazie. Ciao a tutti. Perfetto.